autostima. Hai mai detto bugie? E sei mai stata tradita da qualcuno? Una di 14 potrebbe stare con uno di 20. Ciao raga, allora, oltre al mio turbante in testa, non fateci caso. Ora lo levo. Oh, madonna, ok. Allora, mamma mia, che capelli. Ok, bene. Allora raga, questo è un nuovo video sul mio canale Marghe L. Allora, essendo che questo dovrebbe essere un po' un canale adolescenziale, che sono questi capelli, lasciate perdere raga, vabbè, un po' un canale adolescenziale, insomma, avete capito, no? Quindi dove parliamo di cose dell'adolescenza, quando non ne sappiamo niente, no, scherzo. E allora, quindi, anche da bagnati mi tocco i capelli, vabbè. Allora raga, questo è un video davvero davvero carino, perché a parte la nuova location, molto carina. Allora, praticamente oggi dovrò uscire con le mie amiche, quindi ho deciso di prepararmi con voi rispondendo delle domande che mi avete fatto su Instagram. Quindi insomma sarà un qualcosa di molto carino. Non uscirò con questa, è solo per la preparazione, dopo mi vestirò. E allora raga, premetto che di solito non faccio tutte queste cose, quindi al massimo asciugo i capelli, a volte però... proprio a volte passo la piastra, tipo oggi la passerò per passare un po' di tempo con voi, però in realtà di solito non mi serve perché asciugando i capelli sono davvero molto lisci, quindi è un po' inutile. Però insomma faremo tutto questo e non vi preoccupate perché ho acceso il condizionatore, quindi uno schiatto di caldo, e quindi ci prepareremo un po' insieme. Allora raga, iniziamo, prendo il mio cellulare, un secondo, ecco. Allora, cellulare. Allora raga, ho preso il cellulare con tutte le domande che mi avete fatto, sono tantissime e cercherò di rispondere alle più succulente, insomma. Ho dato uno sguardo e quindi iniziamo. Allora, poi pettino i capelli, cioè in realtà dovrei mettere prima la crema, quella lì, questa qui raga, che in realtà è un po' sia per il corpo che per il viso, è praticamente il dopo sole e lo sto mettendo perché altrimenti spello in faccia e... non è il caso. Allora, allora, dove vai di solito a fare shopping? Io raga, nel frattempo metto la crema, io sono un po' una dipendente dallo shopping. Cioè, non so proprio bene, io e lo shopping siamo semplicemente una cosa, no? E quindi dove ci sono cose che mi piacciono di acquisto, insomma, però di solito o è nei centri commerciali o all'outlet, però nei negozi, allora, negozi di solito o Bershka o Guess, non lo so, qualcos'altro, Tommy, qualche volta anche da Alco ti trovo qualcosa di carino. Insomma, raga, un po' dappertutto dove ci sono cose che mi piacciono. Io giro un po' tutti i negozi. E quando c'è qualcosa che mi piace, sono pronta lì a spendere soldi, come al solito. E, oddio, vabbè. Comunque, raga, vi volevo chiedere un consiglio. Come sapete, ho fatto il terzo ed il... allora, il secondo buco... di qua e il terzo di qua, no? Perché il secondo già ce l'avevo. Allora, per il secondo buco non sto avendo problemi, però per il terzo, a parte che lo sto girando praticamente tutti i giorni, però mi fa male. E quindi se avete magari dei rimedi per far passare, insomma, questo dolore all'orecchio al terzo buco, fatemelo sapere, perché ve ne sarei stra iper grata, perché veramente raga, non capisco il perché, perché di solito, allora io i primi due buchi li ho fatti da piccola e non mi hanno dato fastidio, però ho fatto il secondo di qua tipo qualche anno fa, due annetti fa, stavo in prima media se non sbaglio, e ora ho fatto questi. Il secondo buco di qua non mi dà fastidio, però il terzo un po' sì, quindi fatemi sapere cosa devo fare, per favore. Ok, lasciamo meno dei capelli di prima, però vabbè. Allora, ora rispondiamo a qualche altra domanda. Nel frattempo mi pettino, ho messo la crema e quindi a posto. Allora, ok.
Hai autostima? Sì, raga, ho autostima perché io penso che comunque, già l'ho detto in una live, se non sbaglio, autostima. Penso, allora, raga, avere autostima significa anche accettarsi, perché se tu non ti accetti poi non puoi accettare nemmeno gli altri, insomma, quindi se tu non accetti te stessa poi e ti piaci, dopo hai invidia su altre persone, ti senti brutta, insomma un sacco di cose, no? E quindi secondo me piacersi è una cosa fondamentale per vivere proprio in generale. Ok, raga, vedete, i miei capelli sono praticamente spaghetti. Quindi sì, autostima. Yeah. Allora, poi. Allora, Marghe, so che non c'entra, ma puoi fare il video del mio bracciale Pandora? Sì, raga, lo potrò fare. Se vi interessa, scrivetemelo qui nei commenti. Allora... vedrai The Kissing Bot 2, assolutamente raga, praticamente sto registrando questo video il 22 luglio, però tipo venerdì se non sbaglio esce e io non vedo l'ora di vederlo. Se non avete ancora visto The Kissing Bot 1, andatelo a vedere perché poi sta uscendo il 2 e ve lo dovete vedere, ok? Quindi dopo aver fatto questo sponsor inappropriato andiamo avanti. Allora, Marghe, sei in ansia per il liceo o non vedi l'ora? Allora, raga, qua non si sa nemmeno se si inizia la scuola quest'anno, però... no, in realtà non sono in ansia per ora, perché sto pensando a fare la mia estate e poi pensare, insomma, al liceo. Però, insomma, pure il pensiero di dire, oddio, devo fare nuove amicizie, oppure chissà se i compagni di classe mi saranno simpatici, insomma, c'è quel dubbio lì e sì, insomma, sì. Allora. L'amore, secondo te, ha un'età? Una di 14 potrebbe stare con uno di 20 o più piccolo, tipo... 12. Allora raga, sinceramente, allora ci sta un fidanzamento di tipo mamma e babbo hanno 6 anni di differenza, no? Però cioè, tipo, tu hai 14 anni, lui ne ha 20, lui già è maturo, quindi cioè, più 20, 26 ci sta. Però 14, 20 sinceramente no, perché no, raga. Tu sei ancora piccola, insomma, cioè, l'età mia, insomma, con un ragazzo di 20 anni. Poi magari ci stai, non lo so, però, non lo so, nel mio parere, no. Ok, raga, ora asciugo i capelli e ci vediamo tra pochissimo. Ok raga, allora ho finito di asciugare i capelli, come vi ho detto appunto sono praticamente degli spaghetti e sarebbe leggermente inutile passare la piastra, però essendo che oggi sto facendo questo video passerò anche la piastra. Nel frattempo però rispondo a qualche altra domanda. Com'è il cambiamento tra dai 13 ai 14 anni? Non c'è, in effetti, almeno io li ho compiuti a giugno e sinceramente non lo sento, quindi... non lo so, normale raga, cioè, non sento questo cambiamento a dire wow sono cresciuta, anche perché un anno non è che tanto, però allora che sport vorresti fare? Indovinate? Dormire nel letto, lo sport che faccio tutti i giorni. No raga, seriamente io sono antisport, io e lo sport siamo due cose così che non si incontreranno mai nella vita perché siamo troppo diversi, cioè non possiamo incontrarci, non facciamo l'un per l'altro, ok? Quindi no. Passiamo avanti, allora, quanto sei alta? Io sono alta 1,67 m fino a qualche settimana fa, però non lo so, comunque rimaniamo 1,67 m. Allora, il primo anno di scuola media è difficile,
Io sinceramente non ricordo proprio gli argomenti che facevamo, perché alla fine ho fatto tutto un miscuglio di tutti e tre anni, quindi non ricordo cosa abbiamo fatto in prima o in seconda, cioè per me è tutto lo stesso anno. Comunque, no, se non sbaglio, la prima alla fine è un po' il un approfondimento di quello che studiavo alle elementari, quinta elementare. Alla fine se studi è facile, sarà difficile in alcuni momenti perché direi: oddio, cos'è il compito in classe? Oddio, cos'è questo tema? Cos'è quest'altro? Però poi sarà molto tranqui, insomma, la cosa. Poi. Che indirizzo hai scelto per lo scientifico? Raga, che indirizzo hai scelto? Lo scientifico classico. Quello lì normale, con il latino, non al posto del latino informatica, semplicemente perché boh, non lo so, così. Poi, ciao Marghe, nella tua vita hai mai detto bugie e sei mai stata tradita da qualcuno? Tradita? Vabbè raga, la vita è possibile, non lo so. Vabbè, tradita in che senso? Io non sono mai stata fidanzata. Se tradita in fidanzati, no. Che non ho mai avuto un fidanzato, però vabbè, lasciamo perdere questa frase. Però nella mia vita ho mai detto bugie? Ovvio. No dai raga, cioè, però bugie ingenue, semplici, niente a dire oddio, ho nascosto ai miei genitori che facevo questa cosa così. No, cioè, poi dopo due giorni o due ore già lo dicevo, perché raga, io non so mantenere le bugie. Allora, con le persone che non mi interessano, sì. Però tipo con i miei genitori o comunque persone che voglio bene, no raga, cioè, mi sento troppo in colpa e quindi lo devo dire, altrimenti non lo faccio proprio la cosa che potrei nascondere, perché altrimenti veramente raga, no. Allora, che sono? Allora, cosa fai di bello oggi? Oggi esco con le mie amiche, vado a prendere un gelato, non so, non lo so se ce ne siamo lì, però sicuro un gelato, e quindi per questo stavo facendo questo video molto carino per prepararmi con voi, anche se non faccio mai tutte queste cose, la crema sì, quando sono abbronzata la metto, però tipo la piastra non la faccio, la dovrei fare, perché non la metto a riscaldare, non lo so nemmeno, ma raga però, boh, non lo so, sono carini così, non la voglio piastrare, non li voglio piastrare, no, non li piastro, dai, li piastro raga, no dai, perché li devo rovinare, sono carini. No, non li piastro, ho deciso. Vabbè. Poi, come combatti i brufoli quando ti escono, insomma? Allora, raga, questa domanda già l'avevo letta. Allora, io non soffro fortunatamente tanto di brufoli, infatti quando me ne esce uno, due... Allora, quando ero un po' più piccola mi uscivano i brufoletti sotto pelle e quindi lì era un po'... pesante la cosa, però a volte mi esce, non so, il brufoletto qui che è tipo di routine, ogni tanto mi esce, pure vabbè mi esce un brufoletto sul naso, stai di qui, e metto questa crema qui, che quando l'ho comprata io era introvabile, la trovai in farmacia se non sbaglio, vabbè comunque la Via Lipogel, non so se la conoscete, puzza in una maniera esagerata raga, infatti se la volete semplicemente per rilassarvi il viso, no, non ve la consiglio perché puzza, che schifo, no. Infatti l'ho portata di qua solo per farvela vedere, perché non la metto mai prima di uscire a cose di questo genere, perché raga veramente puzza in una maniera esagerata e poi non si asciuga mai. Però vi ho detto, è veramente fa i miracoli sui brufoli, subito ve li leva. E quindi questa qui, che vi consiglio tantissimo se avete dei brufoli, perché è davvero buona. Allora, poi... Come ti sei sentita all'idea di diventare adolescente? Hai avuto paura? No, allora, no, non ho avuto paura. Perché, raga, in effetti, cioè, sto vivendo la vita di sempre, che magari, non so, sì, cambia qualcosa, ma niente di che, cioè, alla fine è sempre le stesse cose, insomma. Poi. Quando occhio. Sei fidanzata? No raga, non sono fidanzata per niente. Single. E quindi sì, single. Perfetto. Ok, niente, non so cosa sto dicendo, però vabbè.
Allora, come stai? Sto bene. Mamma mia, sti capelli sono. Sto bene, raga. Sto bene, sto bene. E sì, la vita mi va bene. Sto andando a mare. L'estate è sempre bella, quindi sì, sto bene. E faccio la domanda a tutti voi: come state? Voglio il commento qui sotto. E quindi sì. Allora. Farai il primo giorno, il video primo giorno di scuola, vero? Sì che lo farò, non so se su questo canale o sull'altro, forse sull'altro, però sì, lo farò ovviamente perché è un'emozione incredibile e quindi sì, lo farò. Allora, Margie, io spero davvero di fare nuove e belle amicizie alle superiori, lo spero anch'io e lo spero per te anche, perché sì raga, comunque saranno 5 anni e quindi speriamo tutti che... Ok raga, allora aspettate un attimo, sto vedendo che sto rispondendo alle domande da tipo 8 minuti, però allora ora mi vado a vestire, indovinate il mio outfit e poi... Ok raga, allora mi sono vestita come potete notare, però non so se mi piace l'outfit molto bene, perché allora sì, è carino cioè non so se vedete, però non lo so. Che dite? Come potete dire se vi piace o no? Vabbè raga, dai. Questo è l'outfit, io ora esco, metto il parfum molto odoroso. Io adoro il profumo, questo qua, che è il mio preferito, se vi piace, buonissimo, Joy, il mio amore. E il burro cacao in realtà non metto questo, quindi devo cercare l'altro. E mamma mia. Quanto l'ho messo. Ora metto le scarpe che sono bianche e sinceramente non ci azzeccano niente questo coso, quindi ora vedo un po'. E niente, vi mando un bacio, ma vi raccomando iscrivetevi a Instagram Marghe Giulia Kawaii. Ecco infatti. Ok, no, le mie amiche. Vabbè, quindi questo era il video, spero vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio per me. Ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi a Instagram Marghe Giulia Kawaii, trattino basso official, su Facebook Marghe Giulia Kawaii, su TikTok Marghe Giulia Kawaii, sul nostro canale, quindi il canale mio di Giulietta, Marghe Giulia Kawaii, e sul mio canale Marghe L. Attivate la campanella anche su questo canale perché arriveranno nuovissimi video. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Oddio, stavo per rompere il bracciale.